Tre anni fa il terremoto dell'Aquila. Con noi c'è Massimo Cinque, medico ospedaliero colpito duramente, molto duramente dal sisma. Dottor Cinque, mi ha colpito quando ci siamo sentiti per questa intervista una cosa, una frase che lei mi ha detto apparentemente insignificante: sto andando a giocare a tennis. Significa che bisogna indossare una maschera, cioè comunque una forma di vita che va portata avanti in ogni caso, in ogni circostanza. È dura, è veramente dura, perché insomma una tragedia del genere veramente ti devasta in tutti i sensi, però come dico sempre io, purtroppo non si può fare niente, dobbiamo andare avanti e cercare di farlo nel miglior modo possibile, nel rispetto, è un dovere secondo me per chi non c'è più, perché sono convinto che loro vorrebbero questo, e quindi ecco, io nel mio pochissimo tempo libero, perché il lavoro che faccio mi impegna veramente 24 ore su 24, non è un modo di dire o un luogo comune, è la verità, perché purtroppo i turni ospedalieri più l'attività in questi periodi di influenza, i bambini si ammalano tantissimo in questi periodi primaverili, forse sicuramente più dell'inverno, e quindi si corre da una parte all'altra. Cerco di ritagliarmi questa oretta di spazio che con il tennis, che è una valvola di sfogo importante, sicuramente. Ecco. Certo, siamo arrivati al terzo anniversario della tragedia, un anniversario che è particolare perché rispetto ai primi due comincia a essere un po' lontano dalla data, quindi comincia a essere un po' a freddo, chiaramente ognuno lo vive a modo suo. Dall'altra parte però è un ricordo sempre molto vivo, sempre molto importante. C'è stata discussione su come si ricorderanno, c'è stata discussione su fare ancora la fiaccolata, fare ancora i rintocchi, fare ancora il lutto cittadino. Lei che ne pensa? Allora, il discorso non è semplice. Dunque, io sono il presidente della Fondazione 6 Aprile, questa fondazione che è nata nel giugno del 2010, quindi circa un anno dopo questa immane tragedia che ha devastato noi in primis, che siamo stati colpiti così duramente, ma penso l'intera città. È inutile che ci nascondiamo dietro un dito, dico sempre io, è cambiato tutto, è cambiata la storia di questa città per sempre, molta gente non lo vuole capire. Sento dei discorsi, ancora parliamo di terremoto, basta parlare di terremoto, cioè queste sono cose inammissibili, perché ripeto, al di là di chi è stato colpito, negli affetti più cari, ma io penso chiunque, non si può dire dimentichiamo il terremoto, cioè un evento che ha segnato per sempre un'intera città. Certo. Quindi la mia posizione rispetto a queste cose, l'anno scorso abbiamo partecipato come fondazione a questa fiaccolata, quest'anno abbiamo deciso di non prendere parte a questa manifestazione, perché non voglio fare polemiche, però sinceramente non ho un bel ricordo della fiaccolata dell'anno scorso, nel senso che è chiaro, il dolore ognuno lo vive in maniera intima, in maniera personale, il dolore è vivo più che mai, anzi forse più passa il tempo e più aumenta. Non è vero che, questo lo diciamo noi come medici spesso, no? Sarà il tempo ad alleviare le ferite. Al contrario. Non è così. In questa situazione purtroppo non è così, il tempo non è galantuomo, come si dice, ecco, nel senso che non è che col tempo che passa, per noi il 6 aprile è ogni giorno dell'anno, 24 ore su 24, 365 giorni l'anno è il 6 aprile. È chiaro che come si avvicina a questa data, aumenta sempre più, no? la sensazione, insomma, di mestizia, di il ricordo, eccetera, no? È vivo più che mai, si fa sempre più pressante. L'anno scorso devo dire che sì, la città ha partecipato, io forse pensavo in maniera più massiccia, non c'è stata una grande risposta, ma poi
non voglio dire una cosa spiacevole, ma insomma sono rimasto un po' deluso perché ho visto quasi che era stata presa questa fiaccolata come una sagra di paese. Esatto. Quando noi siamo arrivati in Piazza Duomo, non mi scorderò mai, ecco, l'arrivo in Piazza Duomo dopo Corso Federico II, no? Come siamo sbucati in Piazza Duomo, mi ricordo davanti agli occhi l'immagine di dei ragazzi seduti per terra con delle bottiglie di birra che bevevano, un festival, un po' ubriachi, cioè, non che voglio, per carità, ragazzi giovani, insomma, però voglio dire, mi è sembrata quasi una sagra di paese, un festival. E allora poi una cosa che mi ricordo bene e mi ha veramente colpito, ecco, quando c'è stato il non ho nessun problema a dirlo, quando c'è stato il rintocco delle campane con i nomi dei nostri angeli che quella notte sono volati in cielo, come dico sempre io, pagando per colpe altrui, ci questo arriviamo. Non ce lo dimentichiamo. E c'era un qualcuno con la mano sulla spalla, con le finte lacrime, questo qualcuno un senatore famoso, che famoso perché poi dopo è venuto alla luce, no? Per aver, io non voglio dire una parola forte, rubato, perché non sta a me, ma sicuramente trafugato 40 miliardi delle vecchie lire, insomma. Allora questo è il paese, no? L'Italia, dove tutto si può fare e niente si può fare, alcune cose si possono fare e va tutto bene quando conviene a qualcuno, altre cose no, non si può fare perché è difficile, ci vuole i permessi, la burocrazia. Allora, sa, trafugare 40 miliardi delle vecchie lire e nessuno sapeva niente, non mi sembra una cosa possibile. E poi presentarsi lì con la mano sulla spalla a chi ha perso tutto quella notte facendo finta di piangere. A me queste, ma è un esempio, non voglio, sia ben chiaro, non mi interessa, perché tanto ormai ne vedo, ne ho viste e ne continuerò, certo, a vedere di tutti i colori. Però lei ha fatto un passo indietro. Lei ha fatto un passo indietro a questo punto. Sì, è chiaro, no? Cioè, insomma, mi piacerebbe vedere in faccia queste persone per potergli proprio dire, no? Vis-à-vis, no? Allora di che stiamo parlando? Certo. Quindi, insomma, ecco, abbiamo deciso, abbiamo preso questa posizione, e quindi vivremo quella notte in silenzio, privatamente, che secondo me è sempre la cosa migliore, perché poi succede questo, che col tempo il dolore, non dico che è chiaro, come ho detto prima, non passerà mai, è un dolore che, no, rimarrà indelebile, però il dolore si trasforma col tempo che passa, diventa più dolce e diventi quasi geloso del tuo dolore, e non vuoi stare per conto tuo, non vuoi che nessuno entri in una situazione così privata, intima e particolare. Certo. Ecco. Parliamo di ricostruzione, o sì, meglio, si parla molto di ricostruzione, certo, una parola che sta tutti i giorni su tutti i giornali, web, stampa, eccetera. Si parla poco di sicurezza, una parola che compare molto, molto, molto di meno. Certo. È il sintomo che forse che tante morti dolorose non sono servite, come si diceva, certo, che sarebbero dovute servire. Certo. Sì, io uso una, essendo aquilano puro sangue, anche se purtroppo non ho, sono nato, cresciuto, ho studiato tutto all'Aquila, sono veramente profondamente deluso da un po' da tutte queste situazioni, dalla città e da tutto quello che sta succedendo. Non me lo sarei mai aspettato, dico la verità, al di là che noi veniamo sempre tacciati come quelli che, assolutamente no, noi non vogliamo dare la croce addosso a nessuno, noi non... penso di essere, che ci siamo sempre comportati in una maniera estremamente, anzi fin troppo corretta. È chiaro, a volte no, si percepisce proprio il fatto di che, come se dessimo fastidio a qualcuno, perché io penso che molte coscienze non sono a posto, e quindi è facile dire ma il terremoto nessuno lo può prevedere, cioè la dobbiamo smettere di continuare a dire questo. Io penso che anche un bambino di 5 anni sa che il terremoto, come tanti altri eventi, come, che ne so, le inondazioni, le eruzioni dei vulcani, è chiaro, ma questo è evidente, ma quantomeno, no,
un po' di umiltà, secondo me, nel dire forse si poteva fare qualcosa di più, si poteva, invece no, si continua a ritirare premi, si continua a brindare, cioè vedi sui giornali delle foto di persone, no, che brindano, che ritirano premi, che ostentano il fatto, vedi al processo Grandi Rischi qualcuno, no? Che ha ostentato il fatto di dire io ho due lauree honoris causa, ho ritirato questi premi, ma che, di che cosa stiamo parlando, signori miei? Non è questa la vita, non si basa sui premi, non si basa su quello che uno realmente fa. I premi te li devi, i riconoscimenti più che i premi te li devi meritare sul campo, per aver fatto qualcosa, uno brinda, se, cioè, a che cosa vogliamo brindare? A 309 persone che non ci sono più, a una città distrutta dove si è perso tutto, il tessuto sociale, i rapporti, non c'è più niente e si continua a brindare, a ritirare premi, a ostentare di non aver sbagliato niente, io non ho sbagliato niente. E le case anche oggi non sono ancora sicure. Le case, ecco, forse ho deviato un po' perché la domanda era più precisa sulla ricostruzione. Stessa cosa, è tutta una catena, no? Che ritorna tutto sempre lì, no? Abbiamo visto ricostruzione, sono venute fuori delle cose pazzesche, io non voglio entrare in merito perché io faccio tutto un altro mestiere, non mi neanche interessa sapere, ma penso, no, come qualcuno diceva, a parlar male si fa peccato, ma no? Alla fine qualcosa io penso, perché sono venute fuori troppe cose, troppi inciuci, troppe mani in pasto di gente che è arrivata al punto, cioè, di sfruttare questa situazione per i propri interessi, per i propri vantaggi, per le proprie, non lo so, insomma, per cercare di ricavare il proprio utile. In una situazione del genere, signori miei, cioè in una situazione, in una città che non esiste più e non... Io sono molto molto pessimista, mi dispiace, non tornerà mai più ad essere... Vabbè, chiaro che come prima non potrà mai esserci, certo. Mancherebbe, per ovvi motivi, perché è chiaro, come ho detto prima, è un evento che ha segnato proprio la storia della città. Però vedo proprio, ecco, si parla di ricostruzione... Ci vorranno 20 anni? Bene, 20 anni più 3, perché sono passati 3 anni e non è stato fatto assolutamente niente. Passerà un altro anno, quindi 20 anni più 4. Quindi, cioè, è questo il discorso. Fin quando si continuerà a pensare agli interessi propri, a discapito del povero cittadino che ancora spera, ancora è convinto che qualcuno, qualcosa cambierà, farà? No, signori miei, in questo modo non ci siamo proprio. Questa è la strada, secondo me, più sbagliata, perché c'è come dire, ci sono delle lotte intestine, c'è una frammentazione nella frammentazione, cioè già la città frammentata per tutto quello che è successo, ancora di più frammentata perché ognuno si coltiva il proprio orticello, pensa ai propri interessi. Così non con si va una avanti. Catastrofe del genere, cioè stiamo parlando di una cosa di dimensioni immani, una cosa, e io penso, mi dispiace dirlo, ma ne sono convinto, che il cittadino aquilano non si è reso conto fino in fondo di quello che è veramente successo. Io dico sempre, al di là di noi che stiamo fuori scala, abbiamo subito delle perdite in mani, delle cose proprio, sì, che non puoi augurare neanche, quindi al di là di noi che stiamo fuori gioco, dico io, ma il semplice cittadino aquilano che non ha subito lutti, non ha subito, però ha subito il fatto che è cambiata completamente la storia della città, certo, per sempre, quindi io non so fino a che punto ci si è resi veramente conto di questa tragedia, ed è pazzesco secondo me non rendersi conto di come stanno le cose dopo 3 anni e dopo questa situazione che continua ad essere così, tutta lasciata al caso, all'abbandono. Certo. All'abbandono. Cioè, ecco, una cosa che voglio dire, sì, si dice sempre l'Aquilano è forte, l'Aquilano no, anche nello sport ne abbiamo parlato, io insomma
seguo, ho giocato a calcio tanti anni, quindi certo, sono cresciuto in mezzo a questi campi, quindi, ed è una cosa che mi ha dato veramente tanta, mi ha aiutato tanto in questa situazione, quindi è forte, però ma... vedo la mancanza di, è come se tutti ci fossimo assuefatti a questa situazione. Io ho questa sensazione, manca proprio quella, quello scatto d'orgoglio, quel colpo di reni, no? Per usare un termine calcistico, no? Vedo proprio che manca, non lo so, vedo la gente, la vedo negli occhi, li vedo spenti, rassegnati, vedo la rassegnazione. Vedo la, è chiaro, la mestizia ci mancherebbe, la tristezza, però vedo proprio questa rassegnazione, questa mancanza di volontà a reagire, forse proprio perché alla base c'è questa situazione di lassismo, ed è pazzesco. Come si reagisce? Domanda complicata. Si reagisce, chi lo può dire? Io personalmente la cosa che posso dire con la fede, parlando del mio caso personale, la fede che io già avevo precedentemente, in quanto vengo da una famiglia estremamente cattolica, mio zio era sacerdoti quelli di una volta, vecchio stampo proprio, insomma, quindi sono cresciuto, mio padre, mia madre, insomma, tutta una famiglia, però non pensavo di poter, dopo una cosa del genere, di poter raggiungere veramente un livello, è un qualcosa che non puoi trasmettere, che non puoi dire a nessuno, è un qualcosa che senti dentro. Io dico sempre, è come se qualcuno ti avesse preso in braccio e ti avesse detto: non ti preoccupare, so io perché è successo questo, stai tranquillo che sono io vicino a te, che ti sostengo, che ti sorreggo. È una cosa che ho sentito dal primo istante, e di questo, come spesso finisco le mie interviste dicendo, no, di questo ne sono più che, io dico sempre, è una speranza certa, perché è più di una speranza, cioè una certezza proprio reale che non è possibile. Io sono convinto che ognuno di noi un giorno dovrà rispondere per forza di cose a qualcuno di quello che ha fatto, o meglio che non ha fatto, su questa terra, quindi ci riallacciamo ai discorsi precedenti, perché sennò la vita sarebbe una beffa troppo grande, di questo ne sono più che mai convinto, e lì non ci saranno raccomandazioni che tengano. Ecco, io dico sempre questo: lì ognuno di noi dovrà rendere conto di quello che ha fatto, o meglio che non fa, o quello che ha fatto in maniera, no, magari errata. A proposito di questo, sì. A proposito di questo, processi crolli, oltre 100 procedimenti giudiziari, alcuni archiviati, alcuni molto importanti invece vanno avanti. Lei è stato testimone a quello che viene ritenuto il più delicato e più importante, il processo alla Commissione dei Grandi Rischi, che ha un'accusa molto grave, quella di aver indotto gli aquilani, chi si è salvato e chi no, a restare in casa quella notte. Quanto è importante questo processo? È un processo alla scienza, come dicono intanto alcuni detrattori? Qualcuno dice di no, qualcuno dice di sì. Ma pure lì, ritorniamo al discorso di prima, sono cose talmente chiare e talmente evidenti, no? Ma nessuno vuole processare la scienza, ma chi di noi? Cioè, mica noi volevamo sapere l'ora esatta del terremoto, ma ci mancherebbe altro. Loro continuano a dire questa cosa perché gli fa comodo, è un luogo comune. Ah, i terremoti non si possono prevedere. Certo. Basta di continuare su questa falsariga, su queste bugie, su queste situazioni proprio talmente lampanti. Cioè, ma nessuno di noi voleva sapere l'ora del terremoto, ma quantomeno, cioè, c'è una commissione Grandi Rischi che è proprio deputata a questo, no? All'incolumità del cittadino, perché vede, la vita è un dono di Dio, è una cosa preziosa, è un bene prezioso, quindi va tutelata, cioè non è uno scherzo secondo me, quindi va tutelata in maniera seria. Quindi se queste persone sono deputate all'incolumità dei cittadini, io non vedo per quale motivo si possa ridurre il tutto a una riunione di condominio, una riunione durata 20 minuti,
liquidata in 448, c'è stato una le intercettazioni che tutti sappiamo, certo. Il tono della voce, boh, ritorniamo al discorso di lì, no? Di prima, qualcuno ha sciorinato al processo queste lauree honoris causa, questo fatto, no? Io, ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, ci sono delle gravi mancanze ed è evidente, ma un vice capo della Protezione Civile che in televisione dice potete stare tranquilli e state nelle vostre case a bere un buon bicchiere di Montepulciano, e mio figlio che per caso ha sentito questa frase, no? Ha sentito questa frase, stava facendo i compiti con la televisione accesa, sì, con mia madre, e ha chiesto alla nonna, ma perché ci dobbiamo bere un bicchiere di Montepulciano? Ci dobbiamo forse ubriacare? Il bambino, e dopo una settimana non ci sarebbe stato più, no? Allora, il bambino che sente questa cosa a 12 anni rimane colpito da questa frase, cioè, e io basta, non questo. So, già basta questo, basta secondo questo. Me. Invece si continua a dire che noi volevamo sapere, ma di che cosa stiamo parlando? Dice, ma tanto voi, qualcuno pure ci ha detto, ma voi che vi aspettate da questo processo? Come per dire, ma tanto è inutile perché nessuno vi ridarà niente. Ma non è assolutamente così, noi lo sappiamo benissimo che nessuno ci ridarà, certo. Nessuno. Però io dico sempre, fino all'ultimo giorno della mia vita mi batterò per sapere la verità. Io voglio sapere come sono andate le cose, non voglio buttare la croce addosso a nessuno, non voglio accusare nessuno, ma è un diritto, io dico sempre diritto-dovere, perché è un diritto né sapere come cittadino, appunto, chi è preposto a ricoprire determinati ruoli così importanti, è giusto che risponda di quello, no, che non ha fatto. È un dovere nei confronti di questi 309 angeli che non sono più qui fra noi, ma che continuano ad essere sempre a fianco nostro in ogni momento della giornata, e sono certo che loro tifano per noi affinché venga fuori la verità e la giustizia. E ripeto, io mi auguro che ci sia una giustizia terrena. È difficile perché in Italia si dice sempre, no, la giustizia alla fine, no, va a finire sempre tutta a tarallucci e vino, siamo abituati a dire questi luoghi comuni, sì. No, perché ormai siamo talmente assuefatti a queste situazioni, no, che quindi è un luogo comune dire questo, ma tanto tutto va, no, assolutamente no. Io mi auguro che questa volta già qui sulla terra ci sia una, per una volta, una giustizia intermedia, terrena, divina, e terrena. Che vengono accertate le responsabilità e le mancanze che secondo il mio parere sono a tutti i livelli, dai più alti a scendere ai più bassi. Non dimentichiamo, facciamo il discorso di prima, le responsabilità anche a livello locale, come ho detto, ma non perché noi vogliamo gettare la croce addosso, no? A sparare a zero, ma ci sono tante cose che non hanno funzionato, non sono andate, e paradossalmente c'è un detto all'Aquila, no? Che i rospi alle sassate, no? Come per dire, no? Cioè, nonostante quello che è successo, questa immane tragedia, si continua a sbagliare su quella stessa strada, non è stato fatto niente prima e non è stato fatto niente adesso. Mi riferisco, no? Anche al piano di protezione civile, certo. Noi veniamo accusati che buttiamo fango addosso perché vogliamo sapere il piano di protezione civile, dov'è? Ci è stato detto c'è, non è mai stato tirato fuori, prima del terremoto, questo è il mio appunto che voglio fare, io se ci fossero state delle aree attrezzate, delle aree allestite, io penso che qualcuno, sono sicuro, si sarebbe salvato. E già questo, come ho detto prima, siccome la vita è un dono prezioso, bastava una sola persona che si fosse salvata, sarebbe stata una grande vittoria. Certo. E questo nessuno ci può dire la controprova che non è così, no? Ma io ne sono certo che bastava, se ci fossero state delle aree attrezzate con l'acqua, con dei bagni, delle tende, cioè
non serviva, ci si continua a dire, ma mica potevamo evacuare una città intera. Ma questo nessuno aveva chiesto questo. Ritorniamo sempre lì, è semplice dire non si può evacuare una città intera, ma questo lo sappiamo tutti che non si può evacuare, ma quantomeno attrezzare delle tende dove la gente potesse trovare riparo, e quindi poi era una scelta sua se andare o rimanere in casa. Ma tu intanto allestiscile, niente, non è stato fatto niente prima, e non è stato fatto perché il piano di protezione civile è venuto fuori due paginette striminzite scritte così. Io dico sempre, vorrei intervistare, fare un sondaggio, tutti i cittadini dell'Aquila, io vorrei chiedere ad ognuno, in caso di terremoto, voi sapete dove andare? Io sono convinto che il 90% mi risponderebbe no, io non so niente. Beh, è uscito solo adesso il piano, quindi... Ma tuttora, ad oggi, certo. Ad oggi, 2 aprile, io sono certo che il 90% dei cittadini aquilani, se facessimo un sondaggio, proprio per strada, chiedendo, quasi tutti risponderebbero no, io non lo so. E, cioè, non è possibile. Dopo una tragedia del genere si continua... Perché? Perché il terremoto ha fatto e non rifarà più. Allora, questa è la cosa. Perché tanto ormai ha fatto... O rifarà fra 300 anni, no? Noi fra 300 anni non ci staremo più. Innanzitutto non lo sappiamo, perché nessuno, ritorniamo, cioè noi siamo i primi a dirlo che il terremoto non si può prevedere, ma non si può neanche escludere. Quindi è evidente questa cosa, no? E poi noi non ci saremo più e lasceremo le stesse situazioni, cioè facciamo in modo, quindi non agiamo sulla sicurezza, sulla prevenzione. Continuiamo a ricostruire le case in maniera insicura, arraffazzonata, mettendo 4 passate di calce nei muri lesionati senza vedere niente, per far sì che poi un domani altre persone staranno qui a piangere come stiamo piangendo noi adesso sulla pelle di chi non ci sarà più fra 300 anni, 200, 100, quello che sarà. No, signori miei, mi dispiace, no, siamo completamente fuori strada. Questa è la cosa che a me dispiace di più, e che tutto va così, continua ad andare così, e che nessuno ha uno scatto d'orgoglio nel dire basta, mettiamo fine a queste situazioni, è ora di finirla. Siamo stati traditi, perché secondo me, lo continuo a ripetere, è stata tradita un'intera città. Noi siamo stati colpiti negli affetti più cari. Probabilmente non lo sappiamo, un disegno divino, un puro caso, non lo sappiamo, fin quando stiamo qui non lo sapremo, però poteva toccare a chiunque, quindi è stato un puro caso, però nessuno dice niente, nessuno fa niente, si continua ad accettare passivamente queste situazioni come se niente fosse. Secondo me su questa si continua, no? A ricostruire, ecco, peggio di prima. Con tutti, anche questo è un altro discorso, no? Perché i palazzi che sono crollati, compreso, chiaro, c'erano delle grosse carenze strutturali, di piani regolatori, di cose, ma a quei tempi non si dicono, a quei tempi non c'erano, no, a me non interessa, anche lì io andrò fino in fondo, voglio sapere perché il palazzo è crollato, dove stanno le responsabilità, civilmente, penalmente, quello che sarà, ma io anche lì ho il dovere morale nei confronti di mia moglie e dei miei figli di arrivare a sapere il perché del crollo del palazzo. Già è evidente, perché risulta da tutte le perizie, tutti i palazzi che sono crollati all'Aquila, che poi alla fine sono stati 10-15, non di più, sì. Evidenti errori strutturali, ripeto, tecnici. Chi ha delle responsabilità è giusto che paghi, assolutamente, ma paghi non... Che guardate, la morte di una moglie, di due figli, non ha prezzo, questo ve lo posso proprio... Paghi nel senso, intendiamoci, si assuma le proprie responsabilità, quello che prevede la legge, e quindi risponda a quello che prevede la legge. Certo. Se ci sono degli errori, è giusto che chi li ha fatti risponda su questo. Allo scoccare delle 3.32 lei dove sarà? Ma io... A casa, penso. Non starò a casa...
verrò da un turno di ospedale di quasi 24 ore, quindi penso che proverò a riposare, anche se sarà difficile, però insomma ci proviamo, insomma, ecco, perché ripeto, come ho detto prima, il dolore è una cosa talmente intima che va vissuto in maniera personale e intima, e quindi magari, ecco, condiviso con le persone veramente strette e care che ci sono ancora tante brave persone, questo mi ci tengo a dirlo, veramente devo dire che ho trovato veramente una solidarietà molto, sono rimasto deluso da tante persone, perché poi vedi, queste tragedie fanno una scrematura, sì, no? Fanno una scrematura, ormai tu riconosci come uno spartiacque, no? Chi sì, chi no, nel senso vedi la persona che veramente ti può dare qualcosa, per la quale tu, no, ti fa piacere starci a parlare, delle persone che sì, magari non ti possono dare niente, perché io dico, ormai noi, almeno io parlo per me, abbiamo pagato un prezzo altissimo, stratosferico, proprio inestimabile, però ti senti su un livello talmente superiore, talmente, ma non perché uno vuole essere, no, l'eroe, oppure vuole essere snob o okay, che, è proprio l'evento, la situazione che ti ha portato ormai a un livello, di ripeto, talmente alto di sensibilità, di vedi tutto con occhi diversi. Non che uno, per carità, voglia, la vita va avanti, come abbiamo detto, ecco, ci sta tutto, ci sta il tennis, ci sta la partita, le cose, però vedi tutto con occhi completamente diversi, e quindi ti senti veramente su un altro pianeta. Ripeto, il prezzo è stato veramente stratosferico, però, ecco, ripeto, vedi proprio le persone come sono fatte nella propria interezza. Grazie. Grazie a voi della disponibilità, siete stati gentilissimi. Ci vediamo.